Come stanno le cose? Insomma, va a finire che è sempre colpa mia. Se la prendono sempre e solo con me. E questo non va bene, quest'altro non va bene. Così è sbagliato. Eh no, non può essere che è sempre e solo colpa mia. Mi sento un po' come un barattolo sballottato. Un po' di là e un po' di qua. Roma c'ha due squadre. 7 colli e 31 ponti. No, dico 31 ponti, che insomma manco pochi. Come diceva buona nonna, c'è un ponte per tutti. E che vuoi che c'è un ponte pure per me? E vabbè, devo eliminare i problemi alla radice. Forse uno, si potrebbe anche. Ma qui è una compilation di problemi. Lo sai, Nerone, qual è il più grosso di tutti? Ah, non lo sai, ah, non lo sai, te lo dico io. La Moldavia. Anzi, no. La Moldava. E che Moldava? Panca Petrescu, professione badante, dice lei. Papà? Papà? Papà, che ti serve qualche cosa? Oh, ti sei chiuso al bagno un'altra volta, ma te l'abbiamo detto mille volte, non ti chiudere al bagno che se poi caschi, che famo? Tiè, caschere te. Ma ha preso le medicine? L'hai prese le medicine? Papà, devi prendere le pillole, il dottore te l'ha detto, tu hai il cuore ballerino. Eh no, e io son ballerino, troppi balli mi sono fatto con tua madre. Ma papà, una domanda, ma quando cresci? Ma quando diventi grande? C'hai 73 anni. Eh no, 72. Io sono di dicembre, mi ha fregato il millesimo. Ma poi mi devi dire una cosa. Ma dove vai così elegante e così profumato? Da nessuna parte, ma io sto a casa mia. Ricordati che è un signore pure a casa sua. Mi devo andare al bar che c'ho il cinese da solo. E va, va. Papà, mi raccomando, se esci, non ti affannare e non ti stancare. E non ti preoccupare. Devi andare al cinese? Sì. E vado al cinese. Vado al cinese, no. Ci vediamo la settimana prossima. Va bene. Quando vuoi. Ciao. No, perché mi sta dando lezioni di moldavo. Leggermente ripetente, Che te guardi, oh? Che non posso guardare? Sì. Ah. Ma un po' fissà, però. Scusa, che differenza c'è tra guardare e fissare? Gigantesca. Che guardare è così. Fissà è così. Amico, ti serve qualcosa? Ti serve il fazzoletto? No, non mi serve. Non tira fuori, non tira fuori niente. Occhialetto? Non mi serve Burlova, niente. Burlova? Sì, Burlova. Non mi serve niente. Filippo Patè? Ma che Filippo Patè? Filippo Leroy? Sì, Kadir Bedi. Non mi serve niente, su, dai, si sentite. Ti serve niente. Attenzione, amici! Amica! Sì, chiamate su mostratore! Polizia pluviale! Sì, fermatelo! Questo se vuole buttare! Se vuole buttare, tutto vuole buttare! Non sei scemo! Non sei scemo, se tutto vuole buttare! Guarda che qua è pericoloso, pericoloso, questo è pericoloso! Che qua la corrente le porta fino a Fucene! Tu vuoi andare a Fucene come scefalo nella Blancia? Ma nasce, mo ti faccio vedere se sera. Ecco qua. Che? Questo pezzettino di legno. Ma tu puoi prendere quello che ti pare, quello che c'hai. Forchetta, coltello, banana, pera, quello che ti pare. Tu metti il pezzettino di legno dentro mano, chiudi mano e tu pensi tutta energia qua dentro, brutta. Tutta roba di 4, 5 giga ci puoi mettere, no? Sì, tante giga. Tutta roba che ti porta a presse. Tu prendi e butta via. Ma non mi serve sto cosa, non voglio manco tenere. Ma tutto. Oh, a me mi serve niente. No, 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 non mi è mai servito niente.
ci ho sempre avuto tutto. Una bella famiglia, il mio bar, un gran bel cane, Nerone. Ah, bello. I miei clienti e chi mi sposta, pensavo. Pensavo. E invece? Un marocchino, tiepido, in tassa grande, corretto, ma senza il cioccolato. Non è difficile. Per me invece solamente era un banalissimo cappuccio d'orzo, ma con latte di capra e un po' di panna. Stupidaggine. Una cosa, Luigi, perdonami. Tu vedi capre in giro? No. Ti sembra una capreria? No. Stiamo a Capranica? No. E allora andovio al latte di capra, lui! Ma siate gentili pure voi, Non vorrei che c'ha ragione il cinese! Buongiorno. Buongiorno. Possibile di due c'è uno che fa un cappuccino semplice, normale? Io? Dica. Macchiato con un'anticchia di caffè. Oh, cappuccino, macchiato, anche che ci voleva la... Però? C'è sempre un parole nella vita. Né troppo chiaro, né troppo scuro. Con un veletto di schiumetta sopra e un tantino di cacao. Ho per voi. Cosa? Direttamente dalla costa adriatica ho preso. Vengo vicino a casa mia. Boia d'un mondo! Poi. Il catalogo dei nuovi colori dei cappuccini che va di moda adesso. Ma è fantastico! Puffo, Peppa Pig, Forrest Gump. Adesso viene veramente il problema. La schiuma. Beh, la schiuma è importante. No, è determinante. Il cappuccino senza schiuma è un bicchiere d'aranciata. No. E che schiuma? Guarda che catalogo, Luigi. Guarda. Sbruffata, buccia d'arancio. E lo stucco veneziano lo tenete? Onestamente, mi pareva pure che mi ero organizzato bene. Che andasse tutto alla grande. Mai pensato. Mai. Pronto? Perché appena lo pensi... Sì? Au, t'arriva la trambata. Sì, subito. La signorina Banca, Banca, cia cia cia. Avrei dovuto capirlo già dal nome. Sopra la panca la capra campa. Ma sotto panca mi padre crepa, eh? Ma che mai combinato? Ma che sto scherzi da fa? All'età tua. Suo padre è tanto buono, tanto bravo, tanto spiritoso. Tanto morto però, signore, ecco qua. Ma pure voi che fate sto mestiere, che io rispetto, signora mia. Un minimo di etica, di professionalità, l'avete o no? Ad esempio, io faccio il barista, faccio i cappuccini. Voi che fate? Io faccio i... Sì, ho capito tutto, signora. Ma niente facevamo noi. Non facevamo niente noi. Ma su, signora mia. Noi parlavamo. Troppo! Beh... Lui mi chiamava sempre Buzzichetto. Anche se non so cosa lui volere dire. Buzzichetto è un termine romano simpatico per dire... Io sto a spiegare Buzzichetto, una morta è uno morto. A prescindere da tutto ste Buzzichetto e Buzzicone, da quant'è che vedeva mio padre lei, cara signora? 2 mesi. Non so tanti. E tutti i giorni? Tutti i giorni sono troppi, cara signora! Troppo ha resistito il povero papà, 2 mesi tutti i giorni. Ma dico io, lei lo sapeva che questo signore qui era cardiopatico? Aveva il cuore ballerino che prendeva un sacco di pasticche? Sì, sì, suo padre prese sempre pillole. Prese quelle pillole. Queste? Quelle azzurre. Quando prendeva era tanto, tanto felice. Signora, con 4 di queste ero felice pure io. Queste non sono pasticche, signora, sono detonatori. Queste epi... E scoppia il vecchio. Cosa fare adesso? Mannaggia, mo chi è che rompe le scatole? Pronto? Michele. Oh, Mauri, ciao. È morto mio padre. No. Mi dispiace un sacco. Condoglianze, eh? Devi venire subito. Sì, ma al secondo piano devi venire. Ma scusa, ma voi non abitate al terzo? Tu un tempo c'ha, tu vieni al secondo. Venga al secondo, sì. Ok? Sì. E quando arrivi citofona, come si chiama? Chi? Mi zio, lei, come si chiama? Panca Petrescu. Panca? Vabbè, vengo da Panca, sì. Oh, quanti siete diventati? Vi piace sentire disgrazie all'altri, eh? Si era creato un problema titanico, cari amici miei. Sì, sì, mio padre dal piano di sotto toccava portarlo a quello sopra. E come ce lo portavo? Eh? Con la paranca? O paracadutavo? Come ce lo portavo? E certo, ti diventa un problema di riservatezza. Ma non è casa sua, non può morire qua mio padre, amiche. Ma scusa, perché che c'ha sta casa che non ti piace? C'è il santo, c'è il giradischi. Amiche, non è che ti hanno chiamato per fare inventario a te qua, eh? Oh, specchio che è rose, oh! Lo specchio con le rose? Buongiorno. Questo è cosa floreale? Posso fare qualcosa per voi? E può fare qualcosa per noi? Secondo me già ha fatto abbastanza per il povero papà. Ah,
mo me spiego. E come dai è torto? Certo è sempre meglio morire al secondo piano in compagnia che al terzo in solitaria. A secco, dammi una mano a portare via YouPorn qua, va. Amico, un po' di rispetto però, eh. Pare che dorme. No, veramente pare che ride. Vai, a me, eh. Vieni, a me, vieni. La ragazza che ci sento a faccia dentantina la loggetta. Le portate giù. Ciao, Cecco. Stiamo salendo su. Ma andate giù e poi risalite. Sì, ma siamo già in quattro col cane. Esce il secco col cane. Dai, dai, spiegami, forza. Ma che fai, la mano morta? Sto zozzone, con me ci hai sempre provato, eh? Ah, papà, con sto ciaccia, ma quando la finirai? Ah, volemo chiudere sta porta? Pure, gli serve altro, sai, Cecco? Ma che ci avrai da ridere? Mando su. Ma arriviamo, signora. Ecco. Buon proseguimento a tutti. Grazie. Anna, e se io fossi in te me farei due passi? C'hai una cera. Come canti bene, arriva il cibo. Come canti bene, arriva il cibo. Parabonzibo, parabonzibo. Come canti bene, arriva il cibo. Mamma mia, quanti ricordi. Guarda là, quante belle foto. Io e te, te e mamma, te. Ammazza quante donne, papà. Certo, l'imbergaloppino eri, eh. Ma papà, mo che stiamo da soli e da uomo a uomo, tu cosa ti devo dire? Non è per giudicare perché io non giudico nessuno. Però pure te, ma morì come tutti gli altri, no? Un passatempo come tutti gli altri, no? Che ne so, Bosch, Biard, Mora. Hai visto mai qualcuno morire a Mora? Non si sa gente che è morta a Mora. E tu che fai? Mi fai lo sport estremo. Papà, due mesi tutti i giorni con quella. È uno sport estremo. Beh, ma che stai a farla? Ma abbiamo a dare una mano con la spesa, no? Ma come mai stai a casa a quest'ora? Oh, ho incontrato Michele nelle scale. Ma che è morto qualcuno? Ciccone del quarto piano. Magari. Ma mica sarà la Martini qua del secondo piano internotto. Ah. Lo vedi? Il piano ha azzeccato, è l'interno che ha sbagliato. Allora, se posso sapere che è successo? Maluà, ti devo dire una cosa, però non fa drammi. Che? Uno strill enorme. La vita è piena di sorprese. Papà. Oddio, papà! Oddio, papà! Oddio! Oddio, le uova! Ma com'è successo, Mori? Sarà morto nel sonno. Ma che dormiva? Vestito con tutte le scarpe? A una certa età sei sempre pronto per andare via. Beh, se non altro non ha sofferto. Ah no, per soffrire ha sofferto. È passato così, dal sonno alla morte, tutta una tirata. L'intermezzo l'ha fatto, però. Guardalo, sorride. Certo, perché è morto a casa sua. È brava. È morto a casa sua e morì a casa tua. È una grande fortuna morire a casa tua. Potrebbe essere stato un infarto. Ma i pasticche le prendeva? Sì, le prendeva tutte. Forse anche troppo. Ma è rimasta la cosa più difficile, lui. Dillo a tuo figlio quando rientra. Ma perché? Che tuo figlio è uscita? Vi ricaccerò su Vega 5. Oh. Glielo dico io. Io non ho paura di niente. Ha paura di niente, ammazza che coraggioso sta ragazza. Ha preso da me. Oh! Ma che siete matti? Mi avete messo paura. Ammazza che caga sotto. Ha preso da te. Da me. Vabbè, ti dobbiamo parlare. È una cosa importante.
Sono morto. Morto. Pazienza. C'ho 16 vite. Tranquilla, c'ha 16 vite. Che c'è? Nonno Nando. Non c'è più. È dannato. Chi? Nonno Nando. Parlaci a te. È morto. E c'aveva una vita sola. E da quant'è che giocava? Parlaci a te. C'ha bisogno di tempo per elaborare il lutto. Elabora il lutto. Ma tra un funerale e un matrimonio, che differenza c'è? Oh, c'è sempre morto di mezzo, eh? Ci stanno in fondo gli stessi problemi. Che gli porto? Che fiori gli faccio? Che vestito mi metto? Ma infatti la questione grossa non è tanto il morto, perché quello di solito ce l'ha già. È la cassa, cari miei. Che cassa gli metto? Oh, e so cassi, eh? Ma una bella cassa che non sa di castagne. De faccio, de nocio. Guarda che nocio. Papà, ogni morta è una bara. E ogni bara sono due alberi. Lo sai quanti siamo nel mondo? 7 miliardi. Tanti, eh? 7 per 2? 14 vabbè, miliardi di alberi ci vogliono per seppellire tutte queste persone. Se continuiamo così nel 2100 sono finiti tutti gli alberi e senza alberi non c'è più ossigeno e moriremo tutti. Ma poi scusa, ma ti seppellimo tutti sti morti? Ma tu guarda se la morte tua nonna crea tutta questa apocalisse, oh. Che te devo dire? Fidati, abbiamo scelto la bara migliore. Abbiamo scelto la bara migliore. Fidati di me. Ma io non capisco. Ma il Vimini non è fatto col saggio di piangente. Allora, il noce non si può tagliare, il saggio sì. Io chiedo. No, chiedo. Non c'è niente di più adatto a te. Ma come è morto? Eh sì, c'ho quella del corvo. E perché non te la sei messa? Perché sta là. A noi ci ha fregato il risciacquo questa storia. Ora spero che lui si scaloppare in grandi pascoli di cielo. Se si galoppa un po' meno, stiamo tutti al bar stamattina, eh? Vado a piantare mezzino. Giovanotto, va più a tramezzino, ti ha detto zio, va più a tramezzino. Va. Ci stanno i cicconi. Occhio al buffet, occhio al buffet. Pensa che l'altro giorno l'ho incontrato in ascensore. Ci aveva un sorriso da qua a qua. Con me ci ha sempre provato. Con me ci ha sempre riuscito. Andiamo a mangiare che è meglio. E grazie. Amore mio, mi dispiace tanto. Ciao papà. Oh, Stefi. Mi dispiace, eh? Sono cose che cazzo. Oggi sei e domani. Potete la vita voi che siete giovani, quella è importante. Su, dai. Ha preso il chicchiletto? Chi? No, è una sensazione che ci ho avuto. Mi pare che ha preso il chicchiletto. Stefania? Sì. Sta benissimo, c'è un personaggio. No, occhio alle cicconi che sono partite. Sì, secondo me. Sono partite le cicconi. Certo io potevi dire però, eh? Morto mio nonno, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Ma che vuol dire che è morto mio nonno? Guarda, ma lo vuoi dire una cosa? E te pare, indietro gli cicconi a magna, sempre a magna. Te? E te che non sei meglio di lei. Go? Go, via baracca e burattini, via. Sempre a magna. Lo dici perché sei vedova? Sei una serial killer, sei. Via, via. Lascia il tegame. E che sciapo. E sciapo, ci metto il sale, vai. E sciapo, stai serial killer. Mamma mia, un po' di relax. Certi funerali stress. Mamma, senti sto spezzo di nuovo. E sciapo, magnanduia, ma che ne sei? Pure una bella patata di Rimini. Fresca, estiva. Ma a me è una curiosità. Marco, perché non ce lo mettiamo sopra? Pensiamo da metterci un cielo, fa con una coccarda qua. Ma certo, Osvaldo, che c'è il coperchio, ma vorrei vedere. Osvaldo, così manco pare un funerale, no? E certo, pare un cambio di stagione. Ma così si muore, eh? Senza un preavviso, senza un avvertimento, un indizio. Voi certamente siete Maurizio. E lei chi è? Commendator Maimone. Ha parlato certamente vostro padre di me, eh? Poverino, poverino. Ma questa che è venuta a fare? Questa è la badante, quella del terzo piano. Sì, la badante, lo so io a che bada questa. Sì, Mauri, che è venuta... Dimmi la verità.
Come è morto papà? Come vorrebbero morire tutti. Nel sonno. Buzzichetta, Buzzichetta tua non dimenticare mai. Ragazzi, un po' va bene, ma poi tutti le palle, non è cattiveria, bello. Ti vanno a Pechino a piedi, Mettete lì e stai buono, ok? Mamma mia! Non so respirare. Che è successo? Che è successo? Si Elvira quando scarica l'MP3 è un macello. Ha fatto un'altra volta. Manco l'antivirus la salva. 3-4 giga. 3 megatoni. Megatoni. Per favore, dia qualcosa. C'è Elvira? No, che cosa? Ma non vedi, a un certo punto se ne sono andati via tutti, mica ce lo so. Ma fatta una domanda e date una risposta. Ma dai, è bello di zia tua, sarà stata l'emozione, no? No, sarà stata l'abitudine. Anzi, tu ce l'hai sta brutta abitudine, va detta sta cosa, no? La tua cara sorellina. No! Suè! Fratello! Condoglianze. Grazie. Fuoco, tranquillo, guardalo. Oh, sembra vivo, sembra vivo. Non ha sofferto per me, non ha sofferto assolutamente. A proposito, se c'è bisogno, c'è Vittorio. Per le cose di famiglia, c'è Vittorio. Preghiamo. Scusi, ma lei chi è? Amore. Ma come chi è? È il mio amore immenso. E tu anche mi hai dato il selfie recentemente, mentre eravamo ai laghi. Facevate il selfie sul lago, eravate voi, non vi ho riconosciuto. L'unico al mondo ancora non sapere cos'è un selfie. Il selfie? L'autoscatto, Mauri. No, perché c'era uno che va dalla papota, no? Ma non sei contento? L'occasione è quella che è. Te l'ho mandata per farti conoscere l'amore della mia vita. Un altro? Scusa, fratello, noto delle ostilità, stai tranquillo, non ti preoccupare, il campo è libero, vai tranquillo, fratello. C'è qui il Vittorio, su, preghiamo. Io ce l'ho con te, è che questo ogni 3 ore ne porta uno come le poppate, in più prende l'accento. Perdoni un secondo. Vai, ciao, ma abbiamo doppia fila, vado a spostare. Maurizio, stai cercando di farmi sentire in colpa perché io faccio fatica a trovare l'uomo della vita mia. Maurizio, non è colpa mia, hai capito? E non è che io provo a tutti, però, cavolo, eh? Nagia la miseria, non c'è manca il tempo materiale. Io do a capito a te. Te mi vuoi far sentire strano a casa mia. Ma non ci riesci, bello, no, non ci riesci. Perché questa è pure casa mia. Perché papà ci ha cresciuto così, te lo vorrei ricordare. Si divide tutto. Oneri. E onori. Bravo. Bravo. A papà. A papà. Requin eternam domus domus lus perpetua luce Dei. Requistanti in pace. Amen. Ma ne si fa quello? Eterno riposo. E io sono Sofia Loren. Signore. E luce perpetua splendida. No, mo guardo bene Nessie. E che sia sempre nei nostri ricordi. Voce. Ebbene, io non sono qui per salutare un nostro amico, un nostro e un vostro caro amico. E cioè Mario. Mario. Come Mario? Mario. 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 Detto Nando. Ah! Ha lavorato Nando per 30 anni al ministero. No, ed è al bar del ministero. Ah. E per 30 anni ha pensato soltanto alla sua famiglia. Un uomo integerrimo. Una persona. Non era tanto integerrimo. Aio! Un uomo integerrimo, una persona ancora straordinaria, dotata di un'umanità avvincente. Era il mio papi. Lo so, cara. Lo so. Se comunque era anche il mio papi. Anche a te. Anche a te. Per omnia saecula saeculorum, amen. Vomum ubiscu necto spirito tuo, Dio grazie. Io prego, beate Maria, sempre Virgine, beate Michele Arcangelo. Mamma mia, piacere tuo. Beate Giovanni Battista, santi saposti. Ma che è? Sì, sì, benedizione. Morto povero papà, abbiamo scoperto, primo, che la casa non era la nostra, ma in affitto. Secondo, che aveva fatto un'ipoteca sul bar. Papà, ci hai lasciato un vuoto. Anzi, in pieno, dei debiti! Ma te hai capito? 180.000 euro, no? Dico 180.000 euro! Ma che ci avrà fatto con tutti questi soldi? Ah, avrà speso in lezione di cia cia cia, ma che te devo dire? Che cosa vuol dire, Maurizio? Lascia perdere. Comunque l'ipoteca c'è e vai stinto. La fortuna è che siamo due. Lo puoi fare tu? Io? E che ti sembra obbligatore? No. Vedi la Gregoracci? No, non la vedo la Gregoracci. Vedi Naomi Camper? E dai, Mauri, e basta, vedi una? E allora, ma che domande fai? Ah, io la levo.
Ho perso pure la casa, ho perso, ma state buona, dai. Mannaggia me. E meno male che aveva detto un giorno tutto questo sarà vostro. Ma di chi? Ci ha lasciato un sacco di buffi, ci ha lasciato. Ma un dannato questo, un dannato Vittorio, eh? Poi non mi capacito di questa storia della collana di mamma. Perché quella collana, Maurizio, mi era stata promessa da povera mamma mia. Mi era stata promessa a me. Tu con sto dramma ti preoccupi della collana di povera mamma? Sì. Ma preoccupate di me. Devo andare da mia moglie e dirgli: cara, la casa non è più la nostra. Ci avevamo 10 mesi d'affitto arretrato. Quella si sentiva già un po' la padrona, onestamente. Tu moglie si è sempre sentita un po' padrona, eh? C'è una fortuna, però. Una gran fortuna. Che siamo in due a dividere questo problema. No, non cominciamo. Perché il bar è sempre stato tuo e di tuo padre. Io che cosa c'entro? A me al massimo mi aspettava la collana, Mauri. Ah, oh, con sta collana, mo t'ava da comprare. C'è una collaneria qui? Eh sì, gentile, no? Era meglio quando eri milanese, scusa se te lo dico, eh. Senti, Mauri, parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro, brava. Io non c'ho una lira. Parliamoci. Prego? Prego? Non c'ho una lira, Maurizio. E Vittorio? Quello lo mantengo io. O mantieni te? Ma mi ha detto che è un manager. Mi stanno partendo 10, 15, 25, 30 start-up. Certo, perché lui ha dei progetti molto interessanti, splendidi. Bisogna soltanto aspettare che ingrani. A retromarcia? C'ha 59 anni! 59! Senti, Maurizio, tu sei sempre stato il cocco di papà. Io? Va bene? Sì. Oneri? E onori. E onori, bravo. A chi tocca non si ingrugna. A me sto fatto di oneri e onori non mi quadra, però, eh. E te lo fai quadrà. Ma parliamone un attimo. Non me lascià così. Vittorio! Amore mio, allora Roma milionaria. Cuccata l'eredità. Ma cos'è successo? Ingrana questa marcia e non ti fermare fino a Melegnano, forza. Vittorio! Va bene, amore mio, va bene. Musichetta o una canzoncina di Concato, categoria. Certo, tutto il viaggio con Concato. Qua! Senza invidia! Oh, è proprio vero, come dice il detto, parenti... Ho stato a capire. Ho sto a capire io. Io con mio cognato ci sono andato a litigare. Gli ho prestato una signora cifra, ah, mica me la ridate. Oh, fai bene, invece hai butterebbe capito? Io al fiume. Ecco, portate pure questo. E allora buttate, va! Ma che sei matto? Metti che mi cognato merita i soldi, che faccio? Biondo! A biondo! Senti, butti, tira a sinistra, che da st'altra parte ci stanno gli scogli! E fate piano che mi spaventate i pesci! Scusi! Guarda un po'! Ultima scoperta, signora, per dimagrire, fa benissimo. Senza controindicazioni, è fantastico. E che hai fatto poi? L'ultima cosa che mi era rimasta da fare, sono andato in banca. Da rapinatore? No. E molto sto a capire. Da rapinato. E c'hai ragione. La banca non mi ha dato scelta. E alla fine mi sono dovuto pure venire al bar. 18万, 19万, 20万. Ok, 200.000, tutti qua. Allora, sono tutti? Sì. Allora, signori, un tot va alla banca, giustamente. Un tot, sono quasi tutto, però sono... Un tot per me, giustamente, per la mia provvigione. Signor Notaio, mi scusi, ma il tot giustamente per me? Ah, senz'altro. E un tot al signor Maurizio. Ah, giustamente. Gradisce un elastico? Forse è meglio un attaccio. Però... Allora, signori, avete qualche domanda da farmi, qualche curiosità? No. Una curiosità. Prego. Asimo. Sì? Ma con 500 euro al mese che ti davo, come ho fatto a mettere da parte tutti questi soldi? Oh, Mauri, noi mangiamo solo 5 kg di riso al mese, eh? Ma pure io mangio riso e sto in bianco. E allora? E poi pago 80 euro per 24 metri quadrati di monolocale. E che c'è di straordinario? Siete in tre, te, tua moglie e tuo figlio. Mica siamo tre, siamo 33. Ah, 33? Ma sono piccoli. Ma sono 75 centimetri per uno. Ma sono secchi. Allora, signori, la vogliamo mettere questa firma? Facendo due calcoli. Per il bar il cinese mi ha dato 200.000 euro. Ma la banca se ne è presi 180. 5 se ne è presi il notaio. Me ne rimangono 15.000. E devo pure pagare affitto arretrato. Ah, ma è lei? E chi era? Voi bussate a me, scusate.
Non pensavo che lei era il padrone di casa di mio padre. Eh già, è giusto, io non mi sono presentato. E sapete perché? Perché a me mi sembra che vi conosco da sempre a voi. Sì, sì, prego, prego. Ma che papà mi parlava sempre di voi, vostro padre, sì. Ma mo, quello Maurizietto mio è un bravo ragazzo. E io dicevo, voi sbagliate a tenerlo all'oscuro di tutto. Vedrete che lui capirà. Veniamo a noi. Mio padre quanti mesi le doveva? 10. Quanti? 10. Se lo dice lei. Commendatore! Guardi che fra mezz'ora ho un altro appuntamento, eh. Vabbè, tira mania. Giovano, è tardi. Non è tardi, è tanta. Su, su. Allora, mi ha detto, senza voler offendere nessuno, ognuno i soldi se li sputtana come vuole, eh. Mi scusi. No, mi è sembrata una locuzione un poco improvvida. È una cazzata, ma è calzante. E vabbè, d'altronde, ognuno i soldi li spende come vuole, se ce li ha. È che mio padre non ce l'aveva, questo è il problema, caro commendatore. Quello, sapete che cos'è il guaio? È che le donne costano. Questo è, che le donne costano. E quanto costano. E così poi una capite s'arravoglia così, un debito ti dà l'altro, però poi viene il momento che ti devi dare un taglionetto. Io pensavo che mi stesse parlando di banca, quella di mio padre. Magari! Ma le cose stavano molto, molto peggio. Per il resto ci vediamo un'altra volta. Mi scusi, quale resto? Azz, quale resto? È simpatico chi sei? Santo un po', ci veniamo, va! A questo punto, risolte le piccole questioni della vita quotidiana, andava affrontato il vero problema. Eh sì, la madre di tutti i problemi. Raccontare tutto a mia moglie. E vi giuro, non è una cosa facile. No, 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 no. Allora, onestamente, ma io e te ci conosciamo? Tu chi sei? Io chi so? Noi chi siamo in realtà? Mauri, ma te ti senti bene, sì? Benissimo, mai stato così bene. Allora, ho venduto il bar ai cinesi. Ho preso un balloppo di sorte. Cominciamo a vivere la nostra vita, Luana, la nostra vita, prima che i cinesi si ripensano. Che cinese? È buono e caro, ma ci ripensa sempre. Ma sti soldi dove stanno? Ho capito. I soldi che ti hanno dato i cinesi, dove stanno? I soldi del cinese. Ah, i soldi! Tutti a notare, io ho lasciato, io. E poi c'è una cassaforte, io ho portato solo queste le piccole spese, capito? E dai, Luana, cominciamo a vivere la nostra vita. Ma che è una vita quella che famo noi? Erba, mio padre sempre in giro per casa, tuo figlio sempre in giro per casa, mo quell'altra sempre in giro per casa. Ma non parlà così dei ragazzi, sono due pupi innamorati. Ma loro sono due pupi, loro. Tu sei una pupa, tu sei una pupa. Ma perché te sei un pupo? Non sono un pupo manco io. E allora che famo? La viviamo o no questa vita? E quando la stacchiamo sta spina? Quando la stacchiamo sta spina? Ma mai convinto, Mauri, c'hai ragione te. Brava. Ma noi la dovevamo piammozzi via la vita, la dovevamo staccare sta spina. Ecco, basta, io non stiro più. Io mi sono stufata, io voglio fare un'altra vita. Sì. Io non pulisco più, non voglio fare più niente. E manco di cucinare e cominciamo subito. Sì, ma... Stasera andiamo al ristorante. Come? Andiamo al ristorante qua vicino. Alla moda? Alla modissima. Capirai, sì. Ma ha detto Monica. Buona quella. Era proprio destino che dovevamo venire, abbiamo trovato posto proprio davanti. Caspita! Ma che fa? Chiudi! Per sicurezza, non si sa mai. Massa, questo posto può essere bello, bello, eh? Che stile sarà? Sarà uno stile, penso, picchiapò, un classico picchiapò. Allora, scusa, ma non saremmo vestiti un po' pesanti? Ma lascia sta, pelliccia fa sempre la sua figura, il cappotto è elegante, stiamo benissimo. A luglio? Ma che c'entra luglio? Ormai stagione ci stanno più, il clima è tropicale, non lo senti? Poi non è importante la temperatura che c'è, ma quella che percepisci, fa 30, te percepisci 20. Io? Che ne sai quanto percepisco io? O saprei meglio di me quanto percepisci te? No, lo sai meglio te sicuramente di me, perché sono distratto da queste cose, sì, è vero, è vero. Signora, se vuole darmi la pelliccia... Ah no, grazie, la tengo che c'ho un po' fresco. E il signore invece? Oh no, io invece... No, invece lui pure se la tiene. Perché c'è fresco. Quanto percepisci tu? Io percepisco 20. Lei quanto percepisce? Precario. Sta fresca pure lei, insomma. Sì? Sì?
Sì. Ah, sì, sì. E voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Nome? È Scaratti Maurizio. Scaratti? Scaratti. E Luana, che sono io, la moglie. Sei il vostro della famiglia. Ma sarà. C'ha paura del Covid. Lei esiste per? Eh? Non voglio far pignolo, ma senza il pane me ne vado. Bena sera, non lo mangio. Ma io mi mangio, mangio senza pane. Scaratti, senza... non esiste. C'è un documento, io fargli vedere. E ce l'ho anche, questo poi l'ho fatto pochi giorni fa, è anche valido per l'espatrio nei paesi no, della UE. Non ho dubbi sulla sua identità. Dico che il nome non è sulla lista. E già cambia il discorso. Scusate, ma lui non ha prenotato. Non ho capito. Lui non ha prenotato. Sì, ma loro... Ma loro chi, ci scusi? Avete prenotato? Ah! Guardi, io pensavo pure mia moglie che era ingresso libero. Che non c'era stato bisogno di... Se non avete prenotato, allora... Mi dispiace. Mi dispiace. Potrebbe andar bene quel tavolo lì? È anche l'unico libero, diciamolo tu. Allora andiamo. A droit à gauche. Sì, sì. Tu gauche. Compri un gauche. Io sì. Sì, tu gauche per noi. A droit à gauche. Sì, tu sì. Prende gauche. De che sa? De tappo. Ho messo il tappo dentro al naso. È un rito, è un rito. Oh. Deve essere buono. Non sta bene questo. Ma che so, beve lui? È un rito. Ah, non è buono, abbiamo quello bianco. Bianco è meglio. Colore rubino, profondo, intenso. Leggermente tannico. Retrogusto di sottobosco, autunnale. Verso? Certo che se attacchiamo la bottiglia ai giardinetti, mi scusi, eh. No. Non manco a dirlo. Sono finiti i bicchieri. Più basso. Lo muova, lo faccia respirare. Lo muova. Lo faccia respirare. C'è quel retrogusto di... Baccherus. Bravo, di Baccherus. Editori grigi. Ma che la mandi a cadente? Io bevo. La specialità. Ci sarebbe voluto un decanter. No, no, mi scusi se sono un po' invadente. I cantanti, quelli folcloristici con la chitarretta. No, siamo in privato con mia moglie. No, no. Servitevi da soli. Lo so. Ma ho sbagliato. Mauri. Ho sbagliato. Il decanter. È quella specie di fiasco, quella caraffa dove ci metti il vino per farlo riposare. 47 euro, famo pure riposare. Questo deve lavorare per me e per te. Portamolo pure in vacanza a Campostaffi, no? Ho capito bene. Tortellini con la panna? No. Ah! Panna, piselli e funghi. È il trittico, è legge. Incroyable. Io che mi mangio? Garçon! Ti prego, occupati tu di questi signori. Mauri! Non sai... Ehi, ma ti puoi asciugare le mani? Ma non sai che belli i gabinetti! Ma immagino. L'asciugamano però non si è trovato. C'è pure un tavolo coi dolci, c'è una torta al cioccolato. Dopo me la prendo, ci faccio mettere una montagna di pane. Non dico, sai cosa stai dicendo? E perché? Questi hanno un contenzioso aperto con la panna. E da quello che ho sentito... Pure gabbe, gemella. Mauri! Mamma mia, stai a mettere radici su sto divano. Eh sì. Le devo ricordare di darti un po' d'acqua, così almeno speravo che a primavera sbocci. Bravo. Allora, devo preparare o no? Andando dove? A fare la spesa.
No, a te te va. A me non me va. Io ti dico che te va. Ma se te dico non me va, non me va. Ma se te lo dico io che te va. Ma lo saprò. Ehi! Io... No, mo va! Beato tenero che al supermercato non te fanno entrare. Te do due minuti! Ragazzi, non ci nascondiamo dietro un dito. Questo famoso è Cassazione. La mia fa... La mia fa... Oh. La mia fischia. Come fa? Muovete. Che c'è un euro tu, eh? Che ci devi fare? Prendere il carrello. Ti serve un euro? No, qua la tronchese io rubo, c'è scritto un euro. Tutti i soldi che ti ha dato il cinese manco un euro. E non è che mi ha dato tutti da un euro il cinese. Ma ti è, ce n'ho mezzo. Fatelo bastare. 50 centesimi? C'è scritto un euro, non è una trattativa qui, ehi! Che prendo, il carrello di occasione? Che c'è uno di importazione a chilometri zero? Uno aziendale? Ma che vita! Ma che c'è da ridere? C'erai 7-8-10 mogli e ridi, oh. Sì, ma ce l'ho tutti in Marocco. Luana, per bar l'ho venduto per pagare i buffi di mio padre. A casa non è più la nostra e in più devo pagare l'affitto. Così è, Lua. Bravo. A Olive gli ha detto. Mo' vai a di a Luana, va. Tanto tra noi. Per noi chi? Auri! Non tocca niente, che te compreresti solo zozzeria. Non niente. E lontano dal cran caramel. Ma scherzi. Tiè, metti dentro. Che cos'è? Polenta. La polenta? Agosto. Era in offerta. E te credo fa 45 gradi all'ombra. Sì, ma mo cala, la temperatura cala. Cala. Sì, allora lui, scusa, non voglio essere pignolo, ma allora con questa tesi io potrei comprarli dopo sci. C'è il reparto dopo sci? Agosto. Ma gliel'ho detto, infatti. Ma scusa, non no, si può non comprare... Non si può. Allora, io devo parlare. Ma lo sai che te volevo parlare pure io? Ecco, apposta. Ho pensato, adesso, con sti soldi dalla vendita del bar, no? Ho pensato, ma perché non dava una bella sistemata a casa? È proprio di questo. No, perché ho pensato, la casa è nostra e quindi per noi è un investimento. È proprio di questo investimento. Ci hai pensato pure te, lo vedi? Allora ho pensato, cominciamo dalla cucina, che col tempo è diventata tutta gialla, a me m'opprime, mi soffoga. È perché giallo opprime e soffoca. E allora ho pensato, famola ritornare bianca. Che non opprime e non soffoca. Bravo. Però... Ah, aspetta, chiamo pure questa. Perché ci devo fare? Sul davanzale, nelle piante, per i piccioni ho pensato. Che uomo fortunato che sono. C'ha un pensiero per tutti. Peppe, si era creata una situazione veramente incredibile. Mia moglie Luana spendeva e spandeva come una forza annata. Vabbè, però un po' la colpa è pure la tua che mi hai spiegato tutta la situazione. Ma come non gli ho spiegato tutta la situazione? Ma che cosa gli dovevo spiegare? Cioè, ma un bar a Piazza Vittorio, mica l'autogrill di Caglianello, no? Il principe è... Maina! Tu non sei una signora, tu sei una regina e io sono il tuo principe. Maina! Vieni meco, regina, 99 euro, qui è il mare delle Maldive, senti il mare? Maila! Maila, questi numeri li do anche a te, voi direte perché non te li giochi te? Sì! Perché io sono ricco di mio. Maila! E la bevana qua? Ma che è sta cosa? Allora, quello è un robottino per le pulizie e questa è una polentiera elettrica, l'abbiamo pagata 2 lire. Quanto? 99 euro. Una sciocchezza. Che ci si fa con la polentiera? La polenta. A Roma. Magari fosse Roma Nord, ne so, via Cortina d'Ampezzo, che è pure molto ventilata, ma sta a Piazza Vittoria la polentiera. Allora, che ne so, sarà più utile una grattacacchiera, una matriciana, una rigatoniera, una cameriera. Ma non la volentiera. Ma che scemo che è la volentiera? Vabbè, ma se poi all'improvviso arriva l'ospite del nord? Non ci ho pensato. Tu stai avanti, ecco come piace. Sei intelligente, hai capito che se viene quello e ci tofano e dice scusi signore, che c'è la polenta? Noi rispondiamo. Sì! Perché c'hai? La volentiera. Lo vedi? E gli si offrono. Senta, siamo in 4, 2 coppie. I bambini pagano? Non c'è più posto! Guardi, arrivo tardi, devi prenotare. Bravo. Ci vediamo dopo. Al rifugio. Io posso provare a fare la polenta cacio e pepe. Bagno fuori.
Ma papà, io non è che te voglio criticare, ci mancherebbe. Però mannaggia alla miseria, a forza di cia, m'hai lasciato già impicciato. Non è che tu dall'aldilà potresti mandarmi qualche numero? Oh, non voglio farla esagerato, non dico una cinquina che mi pare pure troppo, ma una ternina no? Una ternina sì, dai, ci conto, papà. Buongiorno. Oh, amore, ti ho messo il giornale da parte con gli annunci di lavoro. Sempre gentile. Ma te. Grazie, buona giornata. Anche a te. Ciao Mauri, ciao Sva. Prego Mauri. Grazie. Prego. Vada. E te pareva, pure il bar mio era diventato una cineseria. Buongiorno. Buongiorno signor Maurizio, bevo, che bella sorpresa. Ma sa che la trovo proprio bene. Sarà il riposo, perché il riposo asciuga. Ma se li ricorda quei bei cappuccini come li faceva solo lei? Che mi ha ricordato, quelli suoi semplici. Semplici, semplici. Due scienziati, perfetto. Però non mi manca, lo vedi? Lo vede. Amori, faccelo tu un cappuccino come si deve. Non gli avessi mai detto, ma ha fatto fa 348 cappuccini, uno diverso dall'altro. Mauri? Simo. Peccato tu sei andato via da questo bar, perché tu sei un barista bravissimo. E te credo, perché è genetica la cosa. Mio nonno era un grande barista, mio padre è un grande barista e io non vado malissimo. Mio figlio invece non è molto portato, è come te. Sai che vi manca a voi? Il sorriso, quando stai sul banco devi ridere. Il sorriso! Perché se uno va al bar e vede il barista così, il caffè se lo pia a casa con la moglie. È chiaro? Certo. Capisco pure, Simone, che è un lavoraccio. Per questo mi sono ritirato. Beato te. Non te nego che ogni tanto mi annoio pure, Allora, quando sei annoiato, vuoi dare una mano a me, no? Dopo non è più un hobby, diventa un lavoro. E che faccio? No. Ma che c'entri che io pago? Pago, troppo me ne devi dare, Simo. Pago. Troppo, no, Si dice in Cina, quando il vento spira, la testa passa tenere. Ma quanto è bassa sta testa? Facciamo 250 euro. Ammazza, oh! E quanto è bassa sta testa? Che è uno struzzo, Allora si dice in Cina, quando il vento spira, prendere o lasciare. Io ti davo 500 euro al mese. Infatti tu hai venduto a me. Infatti, da padrone a garzone. Vai, babbo! Fermo! Fermo! Oh, che volemo fa? Se buttiamo no, che c'ho Corea e Monte Compadri. Ma non ci avete un po' di cuore, un po' di compassione? E fate la ferita del contasto, giovinotto, E che c'è da raccontare? Che bugie c'hanno le gambe corte, è meglio di la verità. Perché le bugie si moltiplicano a velocità della luce. Non la fermiamo più sta matta. Anche la miseria, andiamone là. Che delusione, Mauri. Che delusione. Vivevo nel terrore che mia moglie mi scoprisse. E te è successo, Lua? Lo vedi, uno si fida e poi si ritrova truffata, tradita. Ma che ne sa come vanno le cose nella vita? Le cose non sono mica come sembrano certe volte. È che uno ce deve pensare prima al mare interiore che può fare una persona. Prima ce deve pensare. Ci sarà una soluzione? Troveremo insieme una soluzione o no? Meno male che c'è il diritto di recesso. Non ho capito. C'è il diritto? Di recesso. Cioè? Po' scrigna di giammerare che ho comprato in televisione. Lo vedi? Un petto di piccione. Non è brutto, Un'acqua de mare. Bello, bello. Un Charles. Ui. E un braccialetto tennis. Una bella roba, di buon gusto. Tutto 99 euro. E non è tanto. Spese e consegna compresa. Oh, ma ci vuole solo lo scrigno, già, di velluto, è bello. Giusta la scatola. Perché il resto non vale niente, Maurizio, sono tutti farsi, fondi per bottia. M'hanno truffata. Ma te che in mente che tutte queste cose a 99 euro era poco?
Ma infatti. Infatti la comprati però. Eh sì. Tanto una cosa se può sbagliare nella vita. Capita a tutti, eh? Capita a tutti, l'uomo. Fosse una sola. Perché fosse due cose? A me il principe del lotto mi ha soggiogata. Ma chi è sto principe? A me mi sa che m'ha ipnotizzata. Addirittura? Mi ha detto io per 99 euro ti do una cinquina. Pensa un po' quanto ti facevo risparmiare. Io te la davo gratis una cinquina. Dice scegli una rota. Ho detto Roma, no? Che dico almeno i soldi rimangono qua. Ne fosse uscito mezzo di sti numeri. Allora, scusa una cosa. Ma il dubbio non ti è venuto che se sto principe del foro c'aveva cinque numeri buoni si giocava lui? Ma infatti, bravo, comprati, infatti. Ma lui diceva che tanto lui è ricco de suo. E no, è ricco de nostro, una piotta gli hai dato, non ho capito. Ma comunque, stupidaggini si fanno. Però, oh, Mario, il salumiere sotto, ha comprato una vaschetta che dentro ci mette il sale e dice che dentro c'ha gli ioni attivi. Con gli ioni attivi? No, con gli ioni attivi, gli ioni attivi. Capito, a me mi sa che l'unico coglione attivo l'acqua che bolle. Ma sai quanto ha pagato qua a Bacinella? 99 euro? 99 euro ha pagato. Comunque non ti preoccupare, gode di queste due cose. E ti arrabbiare. Su, un bel sorriso? Questa è bella. Io vado là, mi raccomando, sorriso sempre. Voi siete stati tanti anni miei inquilini e mo vi devo dare lo sfratto. Lo sfratto? Sta scherzando? Lo sfratto esecutivo. Addirittura? Oui, d'altra parte io te l'avevo detto, ti ricordi? Quando parlavo del taglionetto. No, quando parlava del taglionetto io pensavo che parlava da Moldava. E quindi? Quindi? Teniai. Teniai? Non a ferro. Ma tu l'abbiana? Teniai a fanculo. Ho afferrato. Ma io glielo dissi pure a tuo padre. Nando, voi state più di un anno arretrati, che facciamo? Vogliamo buttare i figli vostri in mezzo a una strada? E lui che ha risposto? Sti cazzi! Era mio padre. Per un attimo mi ha pure ricordato. Beh, ma non si può trovare un... Ma che madre, tuo padre poi ne diceva tante, sai? Quando ne diceva, anzi, se ti fa piacere qualche giorno di questo, vieni a pigliare un tè qua, facciamo un bel ripasso di tutte le cose che diceva papà. Commendatore, non ha tutto il giorno da perdere, sai? Commendatore, questo non ce l'ha tutto il giorno da perdere. Non abbiamo tutti i giorni da perdere, ne hai. Commendatore, una speranza? Ma allora tu sei scemo. Ma tu sei scema proprio. La casa l'ho venduta e fra 29 giorni vengono i nuovi inquilini a prendere possesso. 29? Sì, non ti muovo, sono 28. Iammi cioccare. Nero, 28 giorni sono pochi. Andiamo, se no. E mo stavo davvero al capolinea. Potevo pure far finta di niente con mia moglie e con mio figlio. Ma tra 29 giorni avrebbero saputo tutto. Sotto forma di ufficiale giudiziario. Osva, io devo parlare. Che mi regati sbrigati che c'ho il cinghialese con la maruba al banchetto. Tu sei l'ultima carta che c'ho da giocare a me. Pensa tu che mazzo che c'ho io. Ma senti un po', ma tuo cugino Mario sta sempre nel ramo finanziario? Ah, finanza. Quale finanza? Oh. Dove finanza? Di dove? Finanziario, quale finanza? Ah, sì. Ma che te serve? Sordi. Ma quanto ne serve? 200. 2000. 20.000. Ma tu che garanzie c'hai? C'ho quel pandino Bordeaux. Ma che quanti cagli e petrella? Ma quella vale... 2000. 200. Ma sbagliarci il tempo, senza offesa, eh. Ti ringrazio. Tanto vedi il film? Fanno fuga da Alcatraz. E che me lo posso perdere? Bello sto schermo, eh? Ma che è il plasma? Non ti devi preoccupare, non te ne niente, io sarò contento. Però mi fa come al solito tu che stai zitto, mi raccomando, eh?
Juana! Non ti metti paura, tanto non è il mio. Luà, ti devo parlare. Via di qua, vai. Forza. Luà? Oh, che bel quadretto familiare, eh? Anche noi ti dobbiamo parlare. Chi comincia? Cominciate voi, siete di più. E allora dai, bello di mamma, diglielo. Su, bello di mamma, dimmelo, va. Sto per diventare papà! E tu nonno! Nonno? Sì! No! Come ha preso? Bene, insomma. Dai, su, bevi un goccetto a Luana tua. No, sfumante non mi piace. Da. Ma che stiamo festeggiando? Come che si festeggia? Ma te ricordi? Stiamo per diventare nonni. Valerio si sposa. Stefania aspetta. Ma perché fai così? Un bambino è una benedizione. Vedrai che è una cosa che ci cambierà la vita a tutti quanti. Ma chi ti ha detto che voglio cambiare la mia vita? Ci ho messo 60 anni per farla così e arrivederma la cambi. Che lavoro fai? Il cambiatore di vite? Eh? Ma che ne sai di cambia la vita, cambia? Ma che me cambi? Ma perché t'agiti? Stammi a sentire. No, stammi a sentire a me. Ma che ti sei messo in testa? Ma come la fai campare sta ragazzina? È ragazzino! Sto ragazzino, come lo fai campare? Con Batman non lo fai campare sto ragazzino? Stai calmo. Sto calmo! Sentiamo tuo figlio. Il problema è che mi servono i soldi. Chi ci potrebbe dare? No. Forse non mi sono spiegato bene. Forse. Spiegate. I soldi che mi servono a me, me li devi dare tu. E i soldi che devo da te, a me, chi me li dà? Dai, sta a sentire tuo figlio, è tuo figlio. Sì, ma è pure il tuo, fammi da per uno. Allora, di a mamma e a papà, che ti serve bello di mamma? Una cinquantina di mila d'euro. No, perché quelli sono solo pace e cerimonia. Ah, perché poi mancano quelli per vestito, il bomboniere, per i confetti e quelli per gli inviti. Ti ha fatto tutto il conto, leggi. Poi un altri 10.000 euro per il viaggio di nozze. E dove andare? Messico e Guatemala. Poi pure Abruzzo e Molise, no? Tanto arrivate da qua parte. E poi mettici pure minimo 15.000 euro per pranzo. E che facciamo con 15.000? Una bruschettata sulla spiaggia? Che facciamo, la per il time? Ma famo un pranzo come Cristo comanda, champagne, ostriche, caviale. Poi? E poi c'è il filmino con le foto. E perché fa? Per ricordo, no? Ah, perché pensi che te la scordi quella giornata? Quella sarà l'ultima felice della vita tua e forse pure della vita mia. Ma che stai a dire? Ma non gli dà retta, Stefano. Non mi dà retta. Dai, insomma, quanti soldi ti servono? 300 e 150.000 euro. A me sto pressa pochissimo, 100, 150. Devi dire 200.000 euro. Ma papà, ma che mi sappia per culo? Sì, ma hai cominciato te però. Ale, ma come ti salta in mente? Sto ragazzino, dove lo fai abitare? Nella Batcaverna? Per quella c'è un'altra sorpresa. Tieni, mettiti il cappello, sennò oggi mi diventi fosforescente. Andiamo. Allora, ma chi sta a fa? I genitori di Stefania, Rocco e Maria. Ma perché, li conoscevi? No, mi sono vista con Maria un paio di volte per parlare del matrimonio. Ma che me tenevi in segreto? Ma no, tesoro, l'ho fatto solo per qui a vivere. Questa è mancanza di fiducia. Perché se un giorno scoprissi che io non ti ho detto qualche cosa... Ma te ce devi solo che provare! Eccoli qua! Prego, prego! Benvenuti! Grazie, vieni! Ciao, attenta! Tu e Rocco! Luana! Molto lieto, molto lieto! Maria! E Maurizio! Molto lieto, signor Maurizio! E questo è il nostro nido d'amore costruito con le mie mani, eh? Ma facciamo strada così possono... Prego. Come grazie! Ma che è sta baracca? Questa è la casetta al mare dei nostri consuoceri. Pensa con chi si stava imparentando. Andiamo bene, va? Mi piace, eh? Bellissimo! Ah. Quanti ricordi, quanti momenti belli che abbiamo passato qua insieme! E speriamo che ora se li possano godere questi due piccioncini, eh? Eh sì, hai capito, Mauri? Rocco e Maria hanno deciso di dare la loro villetta ai ragazzi. Papà?
Un bel gesto, generoso. Guarda, c'è sta pure la piscina. Mazza, olimpionica, Cosa ne pensate? C'è qualche cosa da aggiustare? Per cervello, il tuo e questi due? Io l'altro giorno, con la canna, ho fatto due tiri e ho preso un cefalo. E io l'altro giorno, con una canna, mi sono addormentato. Ma la vita è tutto... Signor Maurizio, venga, venga, le voglio fare vedere il terreno. Venga, vai, venga, vai. Venga, il terreno. Venga, venga. Prego, prego, si accomodi da questa parte. Ecco, vede, il terreno arriva fin... Ha presente quel punto lì in fondo, lo vede? Giù. Oltre. Addirittura. Io pensavo un po' più... No. Un bello appezzamento. Però è tutto abusivo, è tutto abusivo, abusivissimo proprio. E qui si pescano anche le telline. Le telline non si possono pescare, lo sai, vietato. No, di giorno, ma di mattina presto sì. Non mi perdoni se insisto, non è un problema d'orario, è un problema proprio che è vietato dalla legge. Tre mesi e ci danno l'abitabilità. No. Tre mesi e vedranno 4 anni e mezzo di galera con tutte queste... Signor Maurizio, sto un po' esagerando però, eh? Veda che i ragazzi si troveranno benissimo. Io qua mi ci sento come una regina. No, qui una regina Celia è un giochetto, cara signora. Qui non c'è niente... Che poi a mettere in regola ste cose ci vuole un attimo. Sa come funziona in Italia, no? E poi lo sente, eh? Lo sente questo venticello, eh? Lo sente? Sì. Questa è di proprietà. Proprietà. Sì. Signor Maurizio, le faccio assaggiare un vino, ma un vino, eh? Però mi deve dare del tu, signor Maurizio. Va bene, Maurizio, loro gradiscono un goccettino? No, grazie, a me il vino mi incoccia. Guarda quanto sono bellini. Ma quando c'è l'amore... Ma non sarà pericoloso? Poi è sporco lì, sporco? Eh? Una merda! Una fogna a cielo aperto. No. Scusate, non vorrei essere pignolo, ma io vedo che qui balla da tutto. Sento che balla qualsiasi cosa. Non... Certo, l'ho fatto io con le mie mani. 20 anni fa mio nonno si è spezzato una gamba. Poi è morto. Vabbè, adesso vogliamo parlare un pochettino del matrimonio. Parliamo del suo matrimonio. Per quanto riguarda il vestito, quello l'aspetta a noi. E Stefania ne ha scelto uno bellissimo. 9.000 euro, signora. Vabbè, è fatto tutto quanto a mano. A mano armata, dico, una rapina. 9.000 euro un vestito, non è per fare i pidocchiosi, signora Marie. Però mi pare eccessivo, no, Rocco? In effetti è un po' caruccio, ma... Però è il suo prezzo. Vogliamo raggiungere i ragazzi. È meglio. Rocco, quando torno qua tutto sistemato, Quando torni ti faccio trovare tutto pulito, hai capito? Bene. Vanno, dominate. E tu le domini? Sai cosa ha fatto l'altro giorno la signora? Mi ha detto, Rocco, vai subito a fare la spesa. A me. E io sono andato. Bravo. Perché faccio quello che voglio. Devo cominciare pure io a fare quello che voglio. Mica ci torneremo da questi, no? Ma perché ne è stata una bella giornata? Mamma mia. Qua è proprio un paradiso, guarda che meraviglia. La mattina ti svegli, ti fai una bella passeggiata al mare, respiri lo iodio. Allora. Ma perché? A te ti piacerebbe? Che me vuoi dire? Mauri, parliamoci chiaro. L'appartamento di Roma per noi è troppo grande. Brava, potremmo andare in affitto da un'altra parte, brava. No, e che famo? Se vendiamo pure l'appartamento. Già ti sei venduto il bar, poi che ci famo con tutti quei soldi? Dici, sono troppi. Invece, noi la vita nostra l'abbiamo fatta. Potremmo dare la casa di Roma a Valerio e Stefania. E noi venissene belli, tranquilli, qua nella villetta al mare. Allora, ancora con questa villetta al mare? Quella è una baracca su terreno demaniale, è abusiva totalmente. Ma li vedi come stanno sti due, sì, brava, no? Ma se te l'ha detto che fra 3 mesi c'hanno l'abitabilità. Guarda che questi aspettano solo il condono tombale. No, a questi gli serve giudizio universale per risolvere questo problema. Pensa quanto ci farebbe bene tutto sto iodio. Tu c'hai una fissa per sto iodio, vivi solo degli iodio, Dio. Papà? Ci hanno regalato le telline! Ma vaffanculo te, telline o iodio? Dai a di? Perché le donne quando si convincono di una cosa
Hai voglia di spiegargli che... Ma che vuoi spiegare? Non c'è niente da spiegare. La macchina, quando si è messa in moto, è bella che è partita. Allora, segna, da qua là 1,60 m. Giusto, giusto, per il letto del pupo mettiamo sotto al comò, capito? Secondo me il letto di mio nipote sta meglio sotto la finestra. Secondo me no, perché? È perché lì il pupo prende più luce. Però, Luana, scusami, non è che siamo a parlare in ficus, capito? Che c'entra? Ma come che c'entra? Ma che vuol dire più luce, scusa, eh? È un bambino, semmai deve prendere aria, no? Scrivi quello che ti ho detto, dai, poi vediamo. Valerio, bello de mamma, scrivi 1,80, che è la misura dalla finestra, il lettino lo mettiamo lì. Bello de mamma, scrivi 1,60. Bello de mamma, scrivi 1,70, che è meglio. Allora, ma che vuoi litigare con me? Dimmelo subito che io intanto porto Valerio via, che sei impressione. Che è sto casino? Che cos'è questo casino? Mo io lo chiedemo a lui. Allora, il letto di tuo nipote sta bene sotto la finestra? Secondo me no. Avete finito? Posso parlare io? Vorrei dirti una cosa. Una a te, una a te e una a te. Voi qui non ci potete stare. Conosci il verbo non si può fare? Te lo coniugo. Non si può fare. Andare. E chi lo dice? Chi lo dice? Io. Come può? Allora, la vuoi sapere la verità? È che a te non sei mai contento di niente. Io? È roba che ci potremmo avere quel popò de villetta sulla spiaggia, invece. Sta pure davanti al mare! Ma che c'è da dire? No, non sta davanti, sta dentro il mare, sta sopra il mare. Quella è una palafitta! Arriva la forestale, fa... Casca come no Shanghai, a valletta. Non è una valletta, è una palafetta. Ma lo senti che sta di tuo padre? Ma poi perché devi urlare così tanto? Dai educazione, Valè. Ma glielo vai di? Non t'entromette, Valè. Non t'entromette. Va, apri! Buongiorno, siamo venuti a vedere la casa da ristrutturare. Faccio strada, prego, da questa parte. Allora, questo è il salone, come vedete, ampio, con molta luce, certo bisognerebbe... Scusi, fare... sì. Quale casa? Scusi, ma questo non è l'appartamento del commendator Maimone? Sì, bene. Loro sono i nuovi proprietari. Piacere. Sì. E mi dispiace, ma stavo uscendo, sono solo in casa. No, è il mio cane, un barboncino. Vabbè, abbia pazienza, ci vorrà soltanto un minuto. Prego, da questa parte. Vedete queste finestre? Immaginatele unite, un'ampia, unica vetrata che si affaccia su Piazza Vittorio. Chi era? Chi? Alla porta, chi era? No, dove eravamo rimasti a litigare noi? E invece, da questa parte troviamo... Ah, no. Ah, signora, mi scusi, la cucina? Ma chi è questo? E che ne so? State là. Giusto, la seconda sinistra. Di qua, venite, venite. Vi faccio vedere. La cucina è un ambiente molto spazioso. La cucina? Ma che sono sti tre? Quello alto è l'architetto. Gli altri due i suoi assistenti, Fen e Shui. Ho voluto un colpo di orientale. L'architetto? Allora te sei deciso? Beh, ho riflettuto. Ma lasciamo spazio in tutti i sensi ai giovani, eh? A noi ci basta noi... E un po' degli odio. Poco degli odio. Andiamo avanti. Papà! Vedetevi la casa? Dai un bacio, ti ha chiamato pure l'architetto. Quindi, come potete vedere anche dalla piantina, questo tramezzo, che poi è quello, lo tiriamo giù. Possiamo ricavare uno splendido angolo cottura, ovviamente inserito in una sala molto più luminosa, ariosa. No, ma quale angolo cottura? Non buttiamo giù niente qua. I bambini vogliono vedere la televisione, i grandi vanno a mangiare in pace. Gli ambienti devono essere separati. Diglielo. Separati. Ha ragione, ma tanto i bambini non ci sono. Ma che c'entra? Non ci stanno adesso, ma stanno arrivando. Ah. Forse. Ma forse di che? Ma sta cinese ne avete la panza mia? Ma forse è meglio che te stai zitta, no? Dai. Scusate, scusate. Poi, per quanto riguarda l'impatto ambientale... Ecco, proprio dell'impatto ambientale ne volevo parlare. Non lo trascuriamo l'impatto. Bravo, è importantissimo. Scusate. Non bisogna trascurarlo. Quindi, i termosifoni li leviamo. Come li leviamo? Cioè, poi... Li leviamo, no? Li facciamo passare sotto il pavimento. Sotto. Così. Primo, risparmiamo in spazio. E secondo, non ci sono dispersioni di calore. Che è importante. Ma così sfasciamo tutto. E non è troppo costoso? Scusi, a lei che le importa? Infatti, c'è ragione l'architetto, ma che te importa? Se papà dice che se può spendere, se può spendere. Ma se ti dice che se può spendere, se non ci sono problemi, 30, 40, 50, 70, tanto che te importa? Che ci importa? Ma che te importa, mo? Vieni qua. Signori, come avete visto, dentro è uno spettacolo.
Certo, se poi decidessimo di apparecchiare fuori potremmo godere di una vista che voti che affari. Ma guarda che bellezza, tiè! Si vede tutto! Ciampino, Morena, fino a Torre Spaccato. Signora, arriviamo fino a Oltre Pomezia. Che bellezza! Mauri, che dici? Bello, bello. Io vi devo ringraziare, perché un posto del genere non l'ho mai visto, quindi grazie. Guarda quant'è felice, bella di papà, bella. Dammi un bacio, va. Che dici, pa? Meglio. Ma lei non guarda? Sto guarda qua. Via qua, guarda meglio. Vieni. Yeah. Perché qua sono... Beh, tutta un'altra cosa. Ah, signori, chiaramente vi volevo dire che questa cosuccia costa una sciocchezza di più, ma d'altronde una vista così ci avete solo che qui. Maria! Arocco, d'altronde? Io direi che va bene fuori. Sì, sì, fuori. Sì. E per i primi quanti ne vogliamo fare? Per i primi io pensavo minimo 4, lei che cosa dice? Che dico, signora Bella, lei mi dice 4, che è proprio il minimo sindacale. Io principierei almeno con 6. 6? Sì, 6. 6 vanno bene. Sì, 6. Facciamo 6. Ma 6 sono tanti, ma scusate. Perché c'è qualche problema? No, infatti dicevo, partiamo un po' fiacchi con i primi e poi sfondiamo con i secondi. Bravo. Ah, signore belle, una preghiera con permesso. Vi volevo dire una cosa. Da sempre mi piace molto fare una foto con gli sposi, se possibile. Maria! Bello, pelatone mio. Che bel momento che mi stai a far vivere. Hai detto bene. Un momento. D'altronde. Signori. Mi sembra che abbiamo stabilito grosso modo tutto, il menù è stabilito. Ah, per quanto riguarda le macchine, gli invitati, non c'è problema, abbiamo un parcheggio grandissimo, quindi ce ne entrano quante vogliamo e è tutto chiuso. Oddio, se qualcuno avesse la malaugurata idea di voler scappare, non è possibile perché l'unico cancello è quello di servizio, ma le chiavi c'ha lei. Sì. Quindi da qui non scappa nessuno. E allora vogliamo affrontare la questione economica? Vogliamo? Dobbiamo! So che a questo tipo di cerimonie c'è un pagamento, diciamo, comodo. Comodissimo. Metà subito e metà a fine del ricevimento. Più comodo di così. La prima metà la do io. Rocco, non posso permettere. No. No, no. No. È tradizione. Se è tradizione, io la rispetto. Sì, ma le tradizioni vanno rispettate all'inizio e alla fine del ricevimento. O c'è qualche problema? Papà, che stai a fare qua? Te guardo. Te stai a incartare? Un pochetto. Ma pure te una mano me l'ha data però, eh? Senti, amore, parliamo così chiaro una volta per tutte. Allora, io t'ho cresciuto, t'ho vestito, t'ho fatto studiare, t'ho lasciato erbare. E adesso, a 72 anni, devo smettere di farci asciacciare? Per fate contento? No, Beh, messa così in te se può da torto, Ma papà, ma che già vai via? Già, volevo fare un salutino a Panca, giù di sotto. Papà, ma quale Panca? Quale Panca? Tu sei morto, papà. Ah, già. Che memoria. Ricordati che la vita è solo la tua. Buonanotte. Buonanotte, papà. Cia 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 della segretaria. Cia 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 della segretaria. Cia cia cia.
Mari, basta. Stai a mangiare come se non ci fosse un domani. Quello che ho speso. Prima del domani c'è il conto, però. Sì, ma guarda che di colesterolo ci si può morire. E di qualcosa tocca pure morire. Ma come non sei contento? Mi si legge in faccia, la felicità. Mauri, ma che per caso c'è qualcosa che non mi hai detto? Ma che te devo dire? Allora, come andiamo? Tutto bene? Sì, sì. Vi è stato divertito? Sì. Visto che bella giornata, eh? Bella, bella. O c'è qualche problema? Non c'è problema. Allora, continuate, eh? Buon proseguimento e buon divertimento, eh? Tanto io e lei ci vediamo dopo. Che si rivede? Buon proseguimento. Grazie. Oh, hai portato il libretto da assieme, sì? Certo. Che io fa un bonifico a questo, visto che i banchi c'è. Mamma mia, è arrivata a Servira. Servira? Mamma, che puzza. Non da la mettemo. Servira, no. C'è sta pure tua sorella. No! Io? Ma che guaio. Proprio vere disgrazie arrivano a coppia. Servì! Ci vediamo dopo. Hai visto che bella sorpresa ti avevamo fatto? Infatti, mi avevo invitato. Allora? Ah, c'è con le sister. Io vi conosco bene a voi due. Al furgone di mio padre siete mangiati sto mondo e quell'altro. Ok, ok. Mi raccomando, io vi controllo. Allora, non capisci la lingua italiana? Non si tocca niente. Qui avete il tavolino. Allora ti spacco un braccio. Ok, ok. Ma lo portano lo spezzatino? Lo? Spezzatino. Lo spezzatino famo solo ai funerali, forza, ore tre. Io una cosa non me la spiego. Se andiamo a pranzo io e Luigino, spendiamo mediamente 40 euro. Stesso pranzo, glielo diciamo, sei mesi prima, siamo in 200, 150 euro a persona. Allora, io ho pensato, siamo in 200? Bene. 50 gruppi da 4. E ogni 2-3 minuti, boom, c'è posto per 4. Boom, c'è posto per 4. Lo so, non festeggeremo. Però risparmiamo 110 euro a persona, che non so poco. Vuoi disturbare? Maurizio! Ma come stai? Ma come stai te? Ma come sei ganso, Maurizio? Fatti vedere, gira, gira. Sei ganzissimo, fratello mio. Ma perché parli toscano, mo? Lascia stare. E il povero Vittorio? Non ci fa mai su Facebook? No. L'ho lasciato. Ho scritto anche un post. Mi dispiace questo qui. E mo stai con un altro. No, no. Omini, non ne voglio più. Grande! Meglio tardi che mai! Comunico al popolo. No. Signori, una grande notizia! Invitati in questo meraviglioso matrimonio! Notizia sulla notizia! Mia sorella Suellen, per un lungo periodo non frequenterà uomini. Si è presa una pausa di riflessione sentimentale. Tu, El. Grande, grandissima! La felicità! Maurizio! Maurizio! Adesso sto con lei. Con chi? Si sono baciate. Maurizio, Vicky, Maurizio. Piacere, Vicky. Piacere mio. Ma non era meglio Vittorio? È morto. Vittorio! È una scherzo, Maurizio! Ah! Parliamo di Vittorio? Ma... Rindo a te. Fine buono, sa de malvasia. Viva Valerio e tutta la compagnia. E ci sono venuto dalla Germania. Bravo! Auguri agli sposi. E viva Stefania! Prima pure te. Sì, che fai Ungaretti era? Dai, il matrimonio di tuo figlio fa. Vabbè. Il sole batte sul cancello e viva sti sposi e questo amore è bello. Bravo! Adesso Rocco. Rocco, dai, mica sarete meno. Su, su. E quando il sole batte sul palazzo, brindisi faccio. A st'amore pazzo. Facciamo una bella foto di famiglia. Dai, vieni, Suellen. Tutti la famiglia. Vieni, amore, non ti vergognare, vieni. Che c'entra questa foto? Siamo moderni, Maurizio. E perché io no? Perché a te ti mettevo dopo con Photoshop, eh? Tanto puzza pure se la metti con Photoshop. Ah sì, senza cattiveria, ma si era detto solo parenti però, eh? Ma noi siamo sposati adesso. Siamo sposati. Bravo. Fa la fine del nonno. Amore, ma quella non è la collana di mamma? Pare pure a me la collana di mamma. Perché ce l'ha sto buttenone? No,
parolacce no. Vabbè, dai, la famo sta bella foto. Sì. Dai, no. Su, venga pure lei, che ci fa piacere. Si era detto solo parenti, però. Beh, c'ha un'aria familiare. C'è qualche problema? No, anzi. Sempre fatta io la foto con gli sposi, eh. E se la volevo risparmiare stavolta? Prego. Avevo i minuti contati. Tra poco mia moglie avrebbe scoperto tutto. E l'unico modo era lasciare che scoprisse tutto. Ma da sola! Arrivimene pure qua. Sarà ecologica pure questa. Sarà euro 2. Varrà 2 euro, guarda che macchina. Anelo, andiamo! Dai, dai, dai. Un momento solo, lasciate ste chiavi, l'animaccia mia. Eccoci qua. Senza più possibilità, senza più chance. E i balli ormai erano finite. C'è rimasta solo una cosa. Buttammi a te. No. Ma sì, buttate. Tanto prima o poi ci capita a tutti. Andiamo, va, tanto non si è tutte le anelle. Guardala qua, è arrivata patata carota. Togli il manico, prende la patata e gireri, non tireri. Una volta esce la patata qua, famo fritta nell'olio. Vabbè, che dici te? Ah, io una mano te la darei, ma gliela faccio. Mi stai a capire? Mo te sto a capire. Buttate che è un attimo. Buttate. Che ti butti? Che fai? Morto. No, io ho promesso. No, non ti puoi buttare te. Non no, ti puoi buttare. Fermo. Non dare retta, loro scemi. Ma vuoi scemo? Ma sì, la vita riserva tante cose belle. La vita è tante novità. Tu ti vuoi buttare così? All'improvviso? Un po', cioè, ma che c'è? Mustafa, ma perfetto! Tu vieni con me, io ti faccio conoscere grande filosofo. Lui ha capito tutto di vita. Cammina, forza! Ti faccio conoscere lui capire. Vienici. Però sono impegno con questi amici, poi mi butto. Po' di butte, però devi sciamare. Io vengo. Ma po' di butte. Porta pure Rex, forza. Sciamare di prima qualità. Guarda, tu devi sorridere. Tu vuoi perdere tutto questo. Guarda che bello. Qui ci fai domani estate. Se vuoi metti un po' di carne, metti dito. È facile. Si mette il ministro con un po' di carne. Poi ci vuoi fare. Lui grande, capire. Lui sorride. Questa. Quando un filo dentro la patata, devi spinni. Lo sai come si spinne dentro la patata? O si è scordato? Devi spinni e vai avanti. Che fa questo? È una verdura? Ma questo grande artista. Guarda, tu guarda, osservo, guarda. Guarda. Quella lì si mette carne macinata per fare i pieni. Se no metti vetro qua, vetro là, vedi la stella. Se vuoi vedere la stella la sera. Siccome sei turista così, se vuoi fare una cosa carina, metti dentro il shampoo qua. Carina là. Quella volta ti piace? Ma anche il bollo di sapore, eh? Quanto costano? Ogni due a 10 euro l'una. Cioè, 10 euro l'uno sì, costa? 10 euro l'una, sì. Me ne dà uno? Sì, ecco una qua. E dammi se... Anzi, due! Ecco due! C'è bello di nonno, mi sto divertito pure io. Vieni qua che ti pio un braccio. Ma oddio la schiena! Sei un falso magro te però, eh? Pesicchi, eh! Bello! Bello di nonno! Pensa, tutto questo un giorno sarà tuo! Tutto, 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 tutto! E parliamo del terreno? Lo vedi quel puntino là? Il terreno va oltre, ma molto oltre! Oltre, oltre, oltre! E poi. Ah, Dieghi, senti sto iodio? È di proprietà?
Bella ragazza che c'hai 100 amanti, affacciati in tantina la loggetta. Se siamo ridunati tutti quanti e fatte la sentista canzonetta. Parabonsipo, parabonsipo, arrivacce in bel, arrivacce in po'. C'è Peppino, c'è Ninetto, c'è sta Pippo l'avvocato, c'è Gigetto, c'è l'armato, di a vedere che pisca c'è. Scendi giù bell'angioletto, te li conti con la mano. E c'è pure il sagrestano, siamo in 123. Parabonsipo, parabonsipo, come canti beh, arrivacce un po'. De te sapevo tutti qualche cosa, che c'hai i nastri lilla, le mutande, le giarettiere sono tutte rosa, e al mussolotto il cappio è così grande. Parabonsipo, parabonsipo, come canti beh, arrivacce un po'. C'è Donato lo stallino, c'è Pietruccio, c'è il pelato, c'è Staffusto lo sciancato, stanno tutti aspetta a te. Scendi giù bell'angioletto, mo non passa più nessuno. C'è contenti a una 123, parabonsipo, parabonsipo, come canti beh, arrivacce un po'. Parlassi alla stanzetta a mano manca, che era un artista qualche d'una grossa, la carta che era tutta quanta bianca, per la vergogna è diventata rossa. Parabonsipo, parabonsipo, arrivacce un po', arrivacce un po'.